Continua a slittare la decisione sul prossimo direttore sportivo e sul prossimo allenatore del Pescara. Un'altra settimana è trascorsa con il presidente Sebastiani che sta proseguendo le sue riflessioni e sta vagliando tante ipotesi anche sul fronte di un rafforzamento societario e il reperimento delle risorse da far convogliare nel budget della prossima stagione. L'allungamento dei tempi fa proliferare la lista dei nomi sulle due figure, nomi che in alcuni casi sono stati effettivamente sondati, altri che non hanno avuto alcun contatto con la società biancazzurra. Allo stato attuale i nomi in pole position restano quelli di Pietro Fusco e Gaetano Auteri. Fusco è in attesa di una ulteriore chiamata, ma il trascorrere dei giorni fa sì che il direttore sportivo, tuttora sotto contratto con la San Benedettese, si stia giustamente guardando intorno. In queste ore sono invece in forte ascesa le quotazioni di Paolo Bravo, attuale direttore sportivo del Sud Tirol, che è finito anche nel mirino della Cremonese. Bresciano ed ex calciatore, tra le altre, del Rimini, Bravo a Bolzano si è insediato nel 2018, ha lavorato anche con l'attuale tecnico del Venezia Paolo Zanetti ed ha fatto molto bene. Di recente c'è stata l'eliminazione dai playoff ad opera dell'Avellino. Bravo è ancora sotto contratto col Sud Tirol, ma piace tanto a Sebastiani e potrebbe essere la reale alternativa a Fusco. Anche Gaetano Auteri è sotto contratto con il Bari, ma non sarà confermato. Sul tecnico siracusano aveva fatto un pensierino anche il Palermo, ma nelle ultime ore sembra che il club rosanero opti per la continuità, ovvero la conferma dell'ex vice di Boscaglia, Giacomo Filippi, che ha fatto molto bene nel finale di stagione. È chiaro che fino a che non ci saranno firme sui contratti e annunci, tutto può succedere e tra i tanti nomi resiste, anche se in calo, quello dell'attuale tecnico Gianluca Grassadogna, del quale Sebastiani ha apprezzato la dedizione e la qualità del lavoro, pur avendo davanti un'impresa quasi impossibile da realizzare. Grassadogna che proprio oggi darà il rompete le righe d'accordo con la società, chiudendo le sedute di allenamento. Intanto, in vista della prossima stagione, la Lega Pro ha diramato i regolamenti sul minutaggio. Per ogni partita le società partecipano al riparto del fondo voluto dalla legge Melandri per l'utilizzo di giovani calciatori quando schierano under per almeno 270 minuti e fino a un massimo di 450. I giovani in questione saranno tutti quei calciatori nati successivamente il 1 gennaio del 2020 con possibilità di deroga per due calciatori del 99. Per fare un esempio base, un club ottiene minutaggio se schiera dal primo minuto e non sostituisce tre under, centrando la soglia minima dei 270 minuti. Un utilizzo del minutaggio fatto con costanza può portare nelle casse di una società anche mezzo milione di euro. Venendo al Pescara, la dirigenza dovrà stabilire se fare ricorso a questa voce, rinunciarvi o farne un utilizzo facoltativo.